Salve a tutti ragazzi, bentornati sulla Gang del Tubo con End of It. Terzo episodio, la scorsa volta è andata bene, i primi boss sono abbastanza semplici da affrontare. Allora, ci lanciamo subito alla sfida con il nuovo boss, che sarebbe la Regina di Polvere. Però prima di fare ciò dobbiamo costruirci un mazzo. Allora, ovviamente lo facciamo sempre noi, Zanna Gelida la prendiamo perché è un'ottima arma. La mazza fa 27 danni, mentre l'ascia ne fa 25. Quindi, diciamo, prendiamo la mazza e ci priviamo dell'ascia. Poi, per quanto riguarda i nuovi oggetti, abbiamo due elmi, che sono ali dell'angelo e elmo della deflezione. Potremmo già cominciare a togliere qualcosa, tipo questo elmo dell'esploratore che non mi piace particolarmente. Mentre il cappello terapeutico può tornarci sempre utile. E poi, qui abbiamo peccato consumante, che lo prendiamo al posto di contratto del mercenario. Inoltre aggiungiamo anello della sopravvivenza. Ciò implica che dobbiamo togliere un'altra carta e io non so di cosa privarmi. Misure disperate fa 32 danni, quindi conviene tenerla. Potremmo togliere un'armatura media. Va bene. Per quanto riguarda gli eventi invece, allora abbiamo scommessa del diavolo, Ordalia, tempesta del deserto, forza del tesoro. Queste sono le quattro storyline tra virgolette DLC e ora vediamo un po', ne portiamo avanti una alla volta. E c'è anche la pro spezzata, ah non possiamo rimuoverla, però la pro spezzata diciamo è un'altra di queste storyline, quindi ci diamo la pro spezzata. Questa la togliamo e un percorso tortuoso la togliamo. Sto ottenendo le carte che mi permettono di sbloccare altre carte, cioè queste con i token, piuttosto che carte che mi convengano da utilizzare in partita, anche perché so che la sfida non è difficile e quindi posso affrontarla anche con carte un po' più difficili. La particolarità di questo incontro è che partiamo già con una maledizione, che tra virgolette rappresenta la difficoltà della sfida. Ora, appena il cartomante finisce di sistemare le carte da gioco, ve la mostro e vediamo un poco qual è l'effetto, anche perché non me lo ricordo. Allora, andiamo un po' nell'inventario. Benedizioni e maledizioni. Abbiamo sacche di denaro. In combattimento la velocità del giocatore è ridotta in base a quanto oro possiede. Va bene, più oro abbiamo, più siamo lenti. Prima carta, il signor Lionel. Carta che abbiamo già imparato a conoscere. E ci facciamo dare un equipaggiamento. Ok, scudo della tenacia nanica, scudo che abbiamo visto la scorsa volta, mi sembra che ogni terzo evento non consumiamo cibo. Ok, sacerdote amichevole, questa è una carta nuova. Incontri un sacerdote vagabondo che ti saluta con fare amichevole. Per una piccola parte del cibo che hai con te ti benedirò nel nome degli antichi dei. Dona al sacerdote metà del tuo cibo oppure rifiuta. Visto che all'inizio credo che possiamo permettercelo, tutto è successo, un successo straordinario. Ovviamente noi puntiamo al successo straordinario, che se non sbaglio è questo, esatto. Ok, inizia a parlare nella lingua della vecchia religione e continua per qualche minuto. Infine tocca delicatamente la tua fronte. Ecco fatto, pesca due carte benedizione. Il gettone di questa carta è tuo. Perfetto, alla grandissima. La prima benedizione è collezionatore di tesori. Quando il giocatore sceglie fra più carte equipaggiamento o guadagno, le scelte disponibili sono aumentate di uno. Va bene. In più tocco sacro. I non morti che colpiscono fisicamente il giocatore possono subire dei danni. Perfetto. Ci prendiamo il gettone, ringraziamo il cartomante e andiamo avanti. La prua spezzata, ecco la carta nuova. La porta della prua spezzata si apre cigolando e spezzando il silenzio come un tuono in un cimitero. L'oste si avvicina per accoglierti. Benvenuto viaggiatore. Prima che possa darti la mia ospitalità, devo farti una domanda molto importante. Hai mai visto, sentito o gli dei ce ne scampino, sentito l'odore di un kraken? Cos'è un kraken? Oppure spiega che non hai mai visto un kraken. Chiediamogli cos'è un kraken. L'oste ti fissa incredulo, inizia a sbraitare e a freneticare per quasi un'ora di pericoli, artigli, abitudini alimentari o lezzi del kraken. Una volta che si è calmato scopri che il suo nome è Carlo e che, in passato, solcava i mari da capitano. Adesso è il proprietario di questa locanda e cerca di restare il più lontano possibile dal mare. Dopo averti dato un po' di tempo per goderti il caldo e del pane raffermo, Carlo ti si avvicina. Ho sentito voci di navi improvvisamente scomparse dal piccolo villaggio portuale di Norwich.
Niente sopravvissuti, nessun testimone. Il porto di Norwich è gestito da banditi, ladri e contrabbandieri. Non c'è modo di sapere cosa sta succedendo davvero in quel posto. Forse tu potresti dare un'occhiata e scoprire qualcosa di più. Andrei io, ovviamente, ma devo badare a questo posto. Carlo fa un gesto con il braccio ad indicare il vuoto e un mio augurio che chiama casa. Il gettone di questa carta è tuo. Ok, la prossima volta andremo avanti con questa storia che riguarda il Kraken. Canyon contorto, l'abbiamo vista già l'altra volta e praticamente ci dà un'arma. Ora vediamo se il prezzo da pagare è zero oppure sono dei danni. Ok, ci guadagniamo solo l'arma. Una carta equipaggiamento, misure disperate ovviamente, la equipaggiamo. Scale e andiamo al piano successivo. Ora, l'unica cosa che ci serve urgentemente è un po' di cibo. Però ce la possiamo cavare. Ecco la fanciulla. E alla fanciulla chiederemo proprio delle provviste. Tre razioni di cibo e una razione di cibo. Perfetto. Salutiamo la nostra fanciulla. Forziere del tesoro, carta nuova. Mentre stai esplorando uno dei cunicoli sotterranei, intravedi un forziere del tesoro in fondo ad una grande sala. Il forziere potrebbe contenere una vera fortuna, ma la sala potrebbe essere piena di trappole. Avvicinati al forziere. Ok, 50% di possibilità. Questa? Sì, per fortuna. Già comincia ad essere piuttosta. La sala rimane in silenzio mentre avanzi. Ti avvicini al forziere. Il forziere ha un aspetto un po' malconcio, ma ancora intatto. Quali tesori potrà mai nascondere? Cerca di aprirlo. Siamo arrivati fino a qua, non lo apriamo. Ok. Questa? Sì, per fortuna. Dopo un paziente sforzo, il lucchetto si arrende ed il tesoro è tuo. Il cartomante ha pescato per te 4 carte guadagno. Il gettone di questa carta è tuo. Un equipaggiamento. Scudo. Abbiamo già lo scudo là della Cananica, quindi no. 25 monete d'oro. Altre 15 monete d'oro. Un'altra carta equipaggiamento, che è? Zanna gelida, ogni colpo rallenta il bersaglio col potere del gelo, però mi tasto lebbi per lanciare un cono di ghiaccio. Noi abbiamo misure disperate che fa più danno, però io ve la faccio vedere anche perché Zanna gelida è un'arma che mi piace molto. In più abbiamo ovviamente il gettone della carta. Visto che siamo riusciti a superare la sfida. Fiume. Allora, visto che il fiume non ci dà niente, io torno indietro. Anche perché poi sarei comunque dovuto tornare indietro. Era inutile. Guaritore itinerante. Avvicinati al negozio. Il guaritore può anche toglierci le maledizioni. Ovviamente, però, togliere la maledizione portante della sfida ha un costo elevato. E infatti, ci vogliono 400 monete d'oro, che ovviamente non abbiamo. Allora, io misure disperate. No, la tengo. Scudo, lo vendiamo. E quindi abbiamo questo equipaggiamento e comprerei un po' di cibo. 5 razioni di cibo per 18 monete d'oro. E sono contento così. Anche se in teoria loro conviene spenderlo, anche perché ci rende solo più lenti. Ottieni un passaggio, ci porta al piano successivo, come le scale, però io mi vado a vedere prima quest'altra carta, che è caduta di massi. Che fortuna. Mentre viaggi lungo la costa, senti un rombo sopra la tua testa, delle rocce in caduta ti costringono a cercare riparo. Perfetto, abbiamo anche fallimento critico questa volta. L'ultima. No, mi ero sbagliato. Mentre corri, vieni colpito da numerose rocce. Il cartomante ha pescato per te una carta d'allora e quindi ci saluta. Proprio quando pensi che il peggio sia passato, una grossa roccia che colpisce la tua testa non protetta ti rende privo di sensi. Un buon guerriero dovrebbe sempre avere indosso un elmo. Pensi quando ti svegli ore dopo, ti accorgi che alcune delle tue scorte sono sparite. Il cartomante ha pescato per te due carte d'olore. Perfetto, 5 monete d'oro e 30% dell'oro. Era meglio non esplorare questo piano. Vabbè, non fa niente. Approfitta del passaggio. Ok. Caduta di massi di nuovo. Questa però dobbiamo beccarla per forza. Come prima, speriamo di salvarci questa volta. Questa? No. Ok. 5 salute massima. E altre due carte dolore. Una razione di cibo. E 3 monete d'oro. Yeee! Yeah! Prete itinerante. Il prete è un po' come il guaritore, ci permette anche di rimuovere le maledizioni e di acquistare benedizioni, cosa che non faremo perché non abbiamo i soldi per niente. Infatti, rimuove maledizioni ovviamente. Ah, qui costa di meno per la 300.
Vendi oggetto abbastanza inutile, compra cibo, magari altre 5 lezioni di cibo io le acquisterei. Siamo arrivati a 0 di oro, il che ci permette di essere alla velocità normale. Penso che questo sia anche l'ultimo piano. Sala del re morto, l'abbiamo vista anche l'altra volta. Due carte mostro. Cerca di prenderle di sorpresa, sono due carte uguali, quindi non ci cambia niente. Cerchiamo di beccare un successo straordinario, che penso sia questa. No, abbiamo sbagliato. Quindi mi sa che dobbiamo affrontare il combattimento normale. Va bene, primo combattimento della sfida. Vi lascio alla presentazione del personaggio e dell'equipaggiamento. Perfetto. Allora, queste che vedete sono delle trappole. Vabbè, l'abilità sappiamo come. So come si utilizza. Ok, congeliamo i nostri avversari. Grazie all'abilità dell'arma, che praticamente è già carica di nuovo, io li congelerei proprio sulle trappole. Questo non credo di farlo, anzi, non l'ho neanche colpito, l'ho mancato. E ora però con un colpo di scudo gli diamo il colpo di grazia. Ok, prima sfida è andata bene. Tre carte guadagno, una carta equipaggiamento, armatura media, ovviamente la indossiamo. Poi tre razioni di cibo, possono sempre farci comodo, e 5 salute massima che ci riporta alla salute originaria. Caduta di massi, di nuovo. Forse per la terza volta ce la facciamo a scamparcela. Secondo me è questa. No, fallimento critico questa volta. E niente, 5 salute e 10 salute massime. Va bene. Attacco di banditi, carta nuova. Un gruppo di banditi attacca all'improvviso. Il re di polvere non è felice che tu vada in giro ad ammazzare i suoi uomini. Il cartomante ha pescato per te una carta mostro, 3 di polvere. Non è assolutamente un problema. Siamo troppo lenti però. Allora, lasciamo lui congelato e concentriamoci sul compare che muore, e quindi ora tu sei l'ultimo. Con lo scudo gli diamo il colpo di grazia. Ok, perfetto. Fra i corpi dei banditi trovi un pezzo di pergamena con una tua approssimativa descrizione, più l'offerta di una ricompensa da parte del re di polvere. Il cartomante ha pescato per te una carta guadagno, 3 razioni di cibo. Andiamo all'ultima carta di questo piano, che è la regina di polvere. Questa regina del deserto è più letale e resistente rispetto ad un comune bandito. Le sue lame sono affilate e spesso una potente balestra la protegge. La regina bandito venne rapita da schiavisti quando era solo una bambina e venne cresciuta nel deserto. Negli anni si è fatta strada attraverso corruzione e assassini, fino a raggiungere la sua attuale posizione di seconda in comando dei ladri del deserto, dimostrando di essere astuta e senza scrupoli. Sì, ora però è giunto il tuo momento, regina di polvere. Forse la balestra è l'unica cosa che la rende veramente fastidiosa, perché come nemico non è difficile da affrontare. Infatti cercherò di concentrarmi maggiormente sulla balestra. Magari se riesco congelo tutti. Ecco la balestra che entra in funzione. Allora, proviamo a usare le abilità di Zanna Gelida e concentriamoci sulla balestra. Tu sei sopravvissuto. Ok, qui schiviamo. Attacchiamo un po' i banditi. Ecco, il primo colpo ce lo siamo presi. Ovviamente ce lo siamo presi dalla balestra. Allora, la balestra è andata giù. Ok, uno contro uno, te la vedrai nera. Congeliamo? No, non siamo riusciti. È morta. Perfetto, anche questa volta è andata bene. Ce la siamo cavate veramente bene.
Ok, abbiamo preso i due token. Abbiamo completato il primo step che ci permette di sbloccare il calice. Il calice ci potenzia ma potenzia anche i nemici. Infatti ci dà contrattacchi più forti. I nostri contrattacchi arrecano più danno. Durata stordimento aumentata. Quando stordiamo qualcuno durerà più a lungo lo stordimento. Nuovo equipaggiamento iniziale ci è stato potenziato. La forza dei banditi però è stata aumentata. La forza degli scheletri è stata aumentata. E i coltelli da lancio dei banditi. Ora i banditi hanno i coltelli da lancio, cosa che prima non avevano. Perfetto, dalla prossima sfida vedremo tutti questi cambiamenti. Ora, per questa partita invece, se ti muovi, sì, non ci interessa. Ok, vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato. Per aver avuto a che fare con il sacerdote amichevole ricevi, guadagni 15 salute, anello del guaritore e la carta carità. Poi, per la prua spezzata, ottieni questa carta, il molo dei contrabbandieri. Inoltre, per aver saccheggiato un forziere chiuso a chiave, ricevi seleziona uno da tenere su pesca 2 e poi oro degli stolti con una carta di equipaggiamento. Poi, ancora andiamo avanti, per aver sconfitto la regina dei banditi ricevi queste nuove carte: Fante di Pestilenza, che è il prossimo boss, Addormentato nel bosco, Campo di Papaveri e Battaglia a Cima d'Uscello. Per aver affrontato la regina dei banditi inoltre otteniamo Polsini dell'Agilità, Armatura di Gelo e Martello Enorme. Va bene ragazzi, per questo episodio di End of Fate è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!